Buonasera, siamo in compagnia di Alicia Antonazzo, che è una giovane promessa del rugby livornese, anzi come ha detto lei di Scoglio, e che è appena stata scelta dal Colorno femminile, rugby Colorno femminile, e ha intrapreso una nuova avventura lontano da casa. Alicia, come è cominciata? Da quanto tempo è che giochi? Raccontaci un po' di te. Ciao, buonasera a tutti, sono Alicia Antonazzo e ho iniziato la mia avventura con il rugby a 4 anni grazie principalmente a mio padre. E grande sostenitore. Sì, grazie, grazie mille, un punto di riferimento che spero che ogni ragazza e ogni ragazzo abbia i propri genitori che siano lì ad aiutarli nei momenti in cui hanno bisogno. E ho iniziato la mia avventura a 4 anni presso Lions, l'Undax Lions Amaranto, e fino all'età di 11-12 anni, fino a che non ho cambiato società e mi sono trasferita sempre qua a Livorno, nel Livorno Rugby 1931, che ho iniziato un nuovo percorso femminile, e che questa scuola si chiamava Red Roses Livorno Rugby 1931. E da là, dopo vari tornei importanti anche nazionali, come il torneo Trofeo Città di Treviso, chiamato anche il Topolino, grazie a quel torneo, dove vi erano numerose squadre di interesse nazionale italiano, e durante la finale sicuramente sono aperti nuovi portali per tutte le ragazze. E visto che c'erano numerosi osservatori che guardavano le ragazze, magari che erano pronte per un nuovo percorso. Esatto. E ora ho intrapreso una nuova avventura presso il Rugby Colorno, perché anche Furie Rosse, e dove mi sono trasferita il 24 agosto 2023. E sono molto contenta e sicuramente fiduciosa nel mio cammino, e spero di ricambiare la fiducia che il presidente, la società, lo staff ha ricambiato nei miei confronti. E sono pronta ad iniziare questa nuova avventura, e sicuramente sarà un'avventura piena di nuove emozioni, nuove amicizie, nuovi percorsi. E niente. Sarà un'avventura che ti vede, insomma, responsabile di te stessa, perché insomma andrai a vivere con altre ragazze, tutto nuovo, no? Esatto. Una scuola lontano nuova, da casa. Lontano da casa e lontano soprattutto da babbo e mamma. E mamma, ma per quanto riguarda insomma lo sport, insomma l'incoraggiamento del babbo, sicuramente. La vicinanza di mamma non mancherà. Sicuramente attraverso le telefonate, sì, meno male, sono numerose. Ci sono queste app che aiutano a vederci, a stare comunque vicini. Esatto. Ma è sicuramente una ragazza pronta, Alice, che ha veramente voluto con tutta l'anima intraprendere questo percorso. Si affaccia a essere una giovane donna realizzando ciò che si merita, perché insomma. Si allenava duramente da bambina. Noi auguriamo. Questo percorso le fa molto onore. Grazie mille. Fa infatti molto onore anche a Livorno, insomma, perché abbiamo chi ci rappresenta. Siamo fieri. Anche nel rugby. Infatti le vogliamo augurare. Il mondo, il mondo, non si dice, non diciamo niente, ci censurano. Però un grande in bocca al lupo, infatti. Un grande in bocca al lupo. Sicuramente al mondo d'oggi il movimento della femminile è molto scarso in tutto il mondo, sia a livello sportivo del rugby, del calcio ora sta aumentando, però ora man mano sta crescendo e spero che comunque iniziano a capire che le femmine, lo sviluppo femminile non va di sottovalutato, anche di tenere conto che comunque le ragazze sono umane come degli uomini e vanno trattate allo stessa maniera. Una risorsa come lo sono loro. Esatto. Anche nello sport, decisamente. Però nel rugby Alicia Antonazzo è una pioniera. Grazie mille. In bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie a te. Grazie a voi.